lavoravo sempre col padrone, perché prima esisteva la mezzadria e, come sapete, la mezzadria era che il mezzadro lavorava e il prodotto si divideva con il proprietario. E allora il mio sogno sarebbe stato lavorare in proprio la mia terra e con tanti sacrifici, purtroppo tanti, tanti sacrifici. Piano piano raggrumolano un pugno di soldi, lavora, lavora. E finalmente, in un periodo buono, perché i poderi costavano il giusto, con molti debiti, sono riuscito il mio sogno di comprare il potere. Allora mi sono buttato a capofitto a lavorare. Allora invece da mattina a sera facevo anche un po' di notte, lavoravo anche la notte. Si è fatto tanti sacrifici, però secondo me la vita deve avere un significato, ci può stare a guardare le stelle. Io innanzitutto abbiamo introdotto un discorso di biologico che prima non avevamo. Ho voluto questa certificazione di biologia, insomma, per avere un riconoscimento proprio ufficiale. Noi lavoriamo da sempre in questa direzione, però sentivo la necessità di essere, insomma, in maniera più ufficiale biologica. La componente primaria per il mio vino è che abbia un fruttato notevole. A me non piace un vino che sia troppo legnoso, che abbia un gusto troppo intenso di vaniglia o di barricato. A me l'idea mia è quella di fare un vino fruttato, perché conoscendo, insomma, un po' la storia dei Chianti d'Asti da tanti anni con il babbo e il nonno, e conoscendo, insomma, il frutto di Sangiovese non affinato in legno, io voglio, insomma, mantenere questo fruttato che per il nostro Sangiovese, insomma, il nostro Anaiolo è qualcosa di eccezionale. E quindi, insomma, l'aspetto della genuinità e della naturalezza è una cosa che andrà sempre più avanti negli anni, sia a livello agricolo e sia a livello di produttivo e di anti. Credo che oggi sia importante raccontare delle storie vere. Ecco, sono innanzitutto delle persone straordinarie che fanno un vino straordinario che veramente riesce a far sì che il pasto sia seguito dal vino, dall'antipasto fino al secondo, in maniera gradevole e soprattutto onesta. Thank you.
proviene da una vecchia famiglia contadina, da centinaia di anni, sempre contadini. E allora il nonno, come si dice, insegna ai figli, il figlio ai figli, eccetera, eccetera.